Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo tornati su un nuovissimo video. Volevo affrontare un argomento riguardante la mia moto. Come avete letto dal titolo, non va come dovrebbe andare. Ma ora vi spiego nel dettaglio. Allora, innanzitutto, se non l'avete fatto, lasciate un mi piace, commentate ed iscrivetevi al canale. In più consigliatemi anche dei nuovi video da fare qui sotto nei commenti su cosa vorreste vedere. Parliamo della questione della mia moto. Intanto che la faccio scaldare, la mia moto non va perché, come vi ho già detto in altri video, agli altri strozza, e lo ha sempre fatto, non da adesso che ho messo il motore, ma lo ha sempre fatto da quando l'ho comprata, perciò io non so cosa cazzo sia, sinceramente, no? Io credo sia un problema di carburazione, che è troppo grassa. Sinceramente penso sia quello, e lo andrò a carburare nei prossimi giorni, perché qui, guardate il tempo, è il 15 giugno, se non sbaglio, piove. Non oggi, ma nei giorni scorsi ha piovuto e metterà pioggia anche nei prossimi giorni. La mia moto non ha mai girato come doveva girare. Poi dopo andremo anche a sentire come, se gira oggi o non gira, perché va a giornate qui, non è che, raga, non lo so. E vediamo anche se si impenna, perché è un pochino di tempo che non impenno più. Perché io vorrei che girasse magari come un, che vi posso dire, un HM con il TPR 76, in quel modo. Tipo, non so se avete visto l'ultimo video di Ivan Giussani, dove gratta la targa, a fine video fa vedere come gira l'86, il 76 del suo amico. E io vorrei girarsi in quel modo. So che è difficile perché non monto un'elaborazione completa, monto solo lamellare e cilindro top, e la marmitta è quella originale, perciò dovrei andare a cambiare anche quella e magari mettere un'accensione. Appunto, sia un problema di carburazione. Secondo voi invece cosa pensate che sia? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Beh, dai, direi che oggi gira anche abbastanza bene. Non dico benissimo, ma dai, normale. Porco due, come mi ha scodato, raga. No, mi sono trovato qua, anche l'anteriore è chiuso. Sentite come strozza. E beh, anzi, oggi gira anche troppo bene. Però ecco, io vorrei che girasse, insomma, come degna di girare un due tempi. Ma non dico che anda tutto gas su una curva e fa l'uscita in impennata, perché quello no. Però sarebbe figo fare quel saltino lì. Sentite come strozza? Non so che cazzo farci, sentite fa prova. Poi faccio congratulazioni a Fire Mick, che è quasi a 1700 iscritti. Grande Mike. Se io riuscissi a trovare magari un blocco TPR86, lo metto qua e dopo voliamo. Poi guardate il sondaggio qua su in alto. Quindi il sondaggio, sempre se mi ricordo a metterlo, se no scrivetelo nei commenti. Volete che lascio il Valenti enduro o volete che lo faccio motard? Motard comunque farlo è una gran bella spesa e non saprei, però voi dite cosa preferite, come lo faccio.
Dio caro, ma guarda, c'è però brutta troia che te prendo un colpo. Se per favore mi lasciaste delle domande qui sotto per un fat time con scritto hashtag Delo, e lasciare hashtag Delo e la domanda per il fat time, me ne sarei molto ma molto grato. Poi qui da me ci sono moltissime ma moltissime buche. Nelle vostre città ci sono così tante buche? Cioè qua è piena Terni.